Siamo pronti per la seconda sfida a causa del forfè inaspettato di Sergio Sant'Ambrogio, che preferisce rimanere qui accanto a me per dispensare perle di carattere tecnico e gastronomico. Siamo pronti per la seconda sfida di oggi. In campo per l'esordio le canotte blu scure, i Yucati Commi Sapiti. Arbitro la sfida i signori Enrico Catalano, Avile Zappia da Reggio Calabria. Federica Ferrara, Peppe Beatino, Rocco Famà, Giovanni Ruvolo per le canotte blu. Dall'altra parte Roberta Pozza, Mauro Comi, Andrea Pellicanò, Daniele Saccà e Antonio Vagliano. Frattempo qui c'è impazza il basket mercato anche gli allenatori del CSI. Siamo prontissimi per la palla a due. Saccà contro Ruvolo. Attenzione perché la Magic sta per cambiare guida tecnica strada facendo, così mi hanno detto. Attacca Antonio Vagliano, ribaltamento per Andrea Pellicanò, ci mette una mano Rocco Famà. Uomo! Attaccano i rossi, Roberta Vozza per Daniele Saccà, ora per Mauro Comi, resta il tiro da due, realizza. 2-0 per la formazione rossa. Beatino per Federica Ferrara, cerca il ribaltamento, poi va dall'altra parte ancora Peppe Beatino dal comune di Reggio Calabria, non va, la palla danza sul ferro e poi esce. Andrea Pellicanò per Roberta Vozza da due punti, non va neanche lei, può contrattaccare la formazione blu. Attenzione agli assist di Rocco Famà, eccolo, fino in fondo, fa tutto solo, realizza. Due pari. Rocco Famà, probabilmente il miglior talento tecnicamente mai uscito dei tuoi giovani di Reggio Calabria, insieme a Umberto Gira, così mi dicono, così si narra. Realizza Rocco, 2-3. Playmaker titolare della nazionale Under 16 tanti anni fa. Andrea Pellicanò reversa, non va, rimbalzo, Mario Festa spinge per Rocco Famà. Ruvolo ancora per Rocco, imposta per Beatino, ancora Ruvolo, ribaltamento per Rocco da tre, no, è una finta, Federica fino in fondo, c'è una direzione, c'è la rimessa per i blu. Rocco fa male a tre punti, solo Cotone, fantastico Rocco fa male, 2-6. Attacca Maurizio Comi per Avagliano, ancora Roberta Vozza. Zumbo! Reclamano Roberto Zumbo, a cambio c'è la bomba di Mauro, non va, rimbalzo Federica Ferrara per Giovanni Ruvolo, il coach della DR. Assist per Rocco, contro scarico ancora per Giovanni Ruvolo, ancora per Rocco, fraseggiano i due, Rocco in mezzo all'area, passato a Federica Ferrara a due punti, non va, rimbalzo c'è Mario Festa. Connuccio nell'esperienza, attendiamoci con Don Valerio. Attacca Rocco, capisce tutto Andrea Pellicanò. 17 e 40 da giocare. Pellicanò da tre punti, realizza Andrea. 5-6. Si riparte, Rocco per Giovanni Ruvolo, lo salto per Beatino, ribaltamento Beatino ancora per Ruvolo, partenza e scarico per Mario Festa, lui un grande tiratore, passaggio per Federica da due punti, realizza Federica. No, manco prima, 5-8. Ma qua si vede la forza di Chinè. Chinè urina a cosa, a Cosenza, Chinè. È bello che si sente tutto, quindi il commento di Sergio passerà agli annali, sì, è bellissimo. Attacca Mauro Commi, da due punti realizza. 7-8. Dall'altra parte è pronto Rocco Famà per Beatino, ancora per Giovanni Ruvolo, assist all'americana per Rocco da tre. Non va, a rimbalzo c'è Andrea. Si diletta col ball handling Andrea.
Papucco! È arrivato anche Mario Porto. Passaggio a Roberto Zumbo. Fate entrare Roberto Zumbo cortesemente. Ho visto una barba nera. Attenzione, c'è un giallo, ragazzi, c'è un giallo. Di chi è la rimessa? C'è coach Polignano che richiede il video check. Vediamo un attimino. Palla blu, palla blu. A gran voce viene spedito in campo Roberto Zumbo. Mario Festa, passaggio in posto per Rugolo, ancora Rocco Famma, ora per Beatino, da due la sua posizione realizza Peppe Beatino. Racconta la leggenda che Peppe Beatino venne scambiato per 10 palloni, o forse erano di meno, si parlava di palloni Mikasa. È entrato Pasquale Motta, ragazzi. Pantaloncino d'ordinanza marchiato viola Reggio Calabria. È pronto, si va a comodare in post basso, c'è la bomba di Palliganone nel frattempo, Andrea. Una macchina. 10 pari. 15 e 54 da giocare. Roberto Zumbo in posta per Federica Ferraro, ora per Mario Festa. Ci sarebbe Pasquale Motta. Guardingo nell'angolo, passaggio per Ciccio, Cinzano la face, ancora per Federica. Non va. A rimbalzo svetta Daniele Sacca. Quando illuminava la via Marina ai tempi dello streetball. 10 pari, Pellicano riflette per Roberta, da due punti, realizza solo Cotone per Roberta Bozza, 12-10, l'avvocato la ruba, fallo subito all'avvocato Guarnaccia che si è nascosto dietro il difensore. Tempo c'è Demo Gaiumi carichissimo perché è andato ad ascoltarsi tutto il long plane dell'85 di Cristina D'Avena. C'è il primo errore di Sandro Guarnaccia. Sbaglia il secondo. 15-23. Attacca Roberto Zumbo, anche lui ingaggiato dai Lumaconi. Nuova squadra del CSI. Imposta Roberto Zumbo. C'è il fallo di Sandro Guarnaccia. Roberto Zumbo giocò anche con Sergio D'Antambrogio a Vibbo, se non sbaglio. Erano lui e suo fratello. In quel roster c'erano Andrea Daroit, Paolo Grasso, Furforo e Calvosa. Attacca Roberto Zumbo. C'era Davide Naso che forse aveva 15 anni. Attacca Federica Ferrara fino in fondo per Pasquale Motta. Rivoltamento per Ciccio da tre punti, non va. A rimbalzo Pasquale Motta, senza paura. Extra possesso per i blu. Mario Festa. Per Ciccio la face, prova ad andare dentro. Assist per Pasquale Motta. Islao Pasquale! Pasquale Motta a canestro, ragazzi. 12 pari. La impatta così. Le ultime esperienze a fine carriera di Pasquale sono state alla Reggio Fiamma. Ma intanto lo ricordano nella Wisp Tremolini. Attacca Mauro Comi per Daniele Sacca, ancora per l'avvocato Guarnaccia. Andrea, blocco di Sandro Guarnaccia, adesso il tiro di Andrea, non va. A rimbalzo c'è Mario Festa che riesce a tenerla in campo. Apertura per Roberto Zumbo che se la va a prendere. Passaggio per Federica Ferrara, va fino in fondo, tira due punti e realizza. 12-14, vantaggio per i blu. Ricordiamo, in caso di vantaggio blu, la gara successiva sarà una sorta di finale. In caso di vittoria rossa invece la differenza canestri sarà fondamentale in caso di equilibrio al termine delle tre sfide. Nel frattempo sono arrivati Nino e Laura. Io ovviamente li abbraccio per essere qui a pochissime ore dal brutto lutto subito. Ma ci volevano essere fortemente nel ricordo di Nuccio. 12-14. Alla rimessa Antonio Vagliano.
palla in post per l'avvocato, ora per Andrea Pellicanò. Andrea, bello lo scarico per Antonio Vagliano. Motta, grandissimo intervento difensivo di Pasquale Motta che ruba anche questa. Non è così d'accordo Antonio, con aria interrogativa. Laura, passaggio per Ciccio la faccia, ancora Pasquale Motta. Roberto Zumbo cercherebbe il ribaltamento, eccolo, Vernino Ripevi capisce tutto, Andrea Pellicanò, passaggio prevedibile, si invola il contropiede, Andrea prova la tripla, il contropiede non va, a rimbalzo c'è Roberto Zumbo, apertura per Ciccio la faccia. Nino Ripepi, ora per Laura, ancora Nino, da due punti il suo tiro, non va. Nino ha giocato con Nuccio nell'esperienza Evergreen neanche troppi anni fa. Infrazione di campo, 12-14. Attaccano i rossi, Kayumi da 2, no, Guarnaccio da 2 realizza. Frattempo ragazzi c'è una bomba di mercato, Kayumi si dà al padel, dicono così, speriamo sia vero. Attaccano i blu, Roberto Zumbo e la sua tripla a tabellone, non va, ma siamo sicuri che ci riproverà. Sandro Guarnaccio tutto solo a canestro, 16 rossi, 14 blu. Ringraziamo al tavolo Roberta Verducci e Alessandra Serra. Attaccano i blu, Roberto Zumbo. Uscite fuori e corriamo un po'. Nino Ripepi, passaggio per Ciccio, la faccia da 3 punti. Solo Cotone per Ciccio. ...16-17... 11 minuti e 40 da giocare, attaccano i rossi, Avagliano per Roberta Pozza, partenza incrociata, ancora per l'avvocato Guarnaccio da 2, l'avvocato, ...18-17... sorpasso grazie al marchio dell'avvocato Guarnaccio. I blu corrono al riparo mandando in campo Giovanni Rugolo. Rugolo, Roberto Zumbo, Rocco Famà, Laura Liotta e Nino Ripepi. Nel frattempo Sergio Sant'Ambrogio ha lasciato la sua panchina troppo presto, ci è bastato un attimo e gliel'hanno subito segata col tandem Arillotta Chinè. Attacca Giovanni Rugolo per Laura Liotta, è corto, la recupera Antonio Vagliano, contropiede dei rossi. Ribaltamento, entrata in campo Olga Marino, fino in fondo da 2 punti, realizza Olga di 20-17, più 3 per i rossi. Saluto Fabio Carbone agli Stati Uniti d'America, un grande abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, lo so ci volevi essere, ne sono consapevole, così come tanti sportivi che purtroppo sono fuori sede. Roberto da 2 punti, brucia la retina modello Miami Heat, Roberto Zumbo, 20-19. E sfida apertissima, i blu corrono ai ripari mandando in campo il duttile Peppe Beatino e si può ripartire. Attacca Roberta Pozza per Antonio Vagliano da 3 punti sul ferro, a rimbalzo Nino Ripepi, apertura per Giovanni Rugolo, non è al top Giovanni ma ci voleva essere. Passaggio per Nino Ripepi sull'esterno, in post la recupera Rocco Famà per Laura Liotta che riflette, ancora per Giovanni Rugolo, ora per Nino, si gioca il post, scarico per Beatino, è una preghiera, non va, a rimbalzo Antonio Vagliano, 20-19. Non ho detto si immola. Lo dico sempre, si immola, vero? È bello si immola. Vagliano per Roberta da 3 punti, da 2 punti e mezzo, realizza, dovrebbe essere un long two per Roberta, sì è proprio così. 22-19, Mauro Comi con la rubata e lo steal dello Steph Curry di Gallico Superiore o Marina, scegliete voi. Roberta Pozza per Avagliano, ora per Olga Marino, mette pressione alla squadra blu, Olga da 2 non va, a rimbalzo c'è Roberta, 22-19, 9-36 da giocare. Mauro Comi tira praticamente da Gallico Superiore, non va,
Al rimbalzo c'è la squadra blu. Coach Bolignano se la prende col suo tiratore. Rocco, passaggio al bacio nell'angolo per Beatino, per Giovanni Ruvolo, assist per Nino Di Pepi dal suo angolo. Sbaglia, non sbagliava da quella posizione dal 1984. Laura Liotta prova il tiro, layup, non va, rimbalzo c'è Antonio Vaiano che fa buona guardia. 22-19, attacca Roberta Vozza. Mauro Comi col ball handling, finta e doppia finta, ora per Olga Marino. Ribaltamento per Avagliano, in post per l'avvocato Guarnaccia. La palla scorre nelle mani di Roberta, ancora Antonio, ora Olga contro il Giovanni Ruvolo. Attenzione al tiro dell'avvocato Guarnaccia che trova il buco giusto, sembrava Lautaro Martinez qualche settimana fa. 22-19, ricordando la grandissima fede nera-azzurra dell'avvocato Guarnaccia. Bomba di Ruvolo, è soltanto una finta. Ancora per Beatino, ancora per Giovanni Ruvolo. Ora per Rocco Famà. In post c'è Peppe Beatino sul ferro. A tal proposito, devi sapere che l'altro giorno mi ha fermato un signore e mi ha detto: tua figlia si chiama Viola? Io sì, sì, immagino che l'hai chiamata Viola. Io no, no, non l'ho chiamata per la Fiorentina. Io non è proprio così. Comunque, 22-19. Si può ripartire. Attacca Rocco. Rocco, assist per Nino Di Pepi dal suo angolo. In post per Laura, è un affare di famiglia da due punti, Laura non va, rimbalzo c'è Antonio Vaiano. 7 minuti, 58, polveri bagnate in questa fase della sfida. Servirebbe un piazzato dell'avvocato Guarnaccia. Roberta Vozza riflette. Ricordiamo che questa partita si gioca con i 30 secondi come una volta, è stato reintrodotto anche l'1 più 1 e l'1 più 2 per l'occasione. 7... Il 2 su 3 ero piccolo, ma me l'hanno raccontato, sì, me l'hanno raccontato. Quando si poteva rinunciare al tiro libero? Io sinceramente volevo avere una partita dal vivo senza tiro da 3, ma purtroppo ero troppo piccolo. Io avevo un giocatore moscero a Catanzaro. Sì, moscero, come no? Sì. Ridicolo al tiro. Ogni volta vedere i tiri liberi, anche lato, ma coach, lato. Salutiamo Moscere, dovrebbe essere parente. Il mio amico Gianmarco Greco attacca fuori, è lo zio di Gianmarco, sì, ok. 22-19, nel frattempo si confabula al tavolo, c'è una diatriba tra coach Bolignano e coach Chinè, ne riparleremo sulla carta stampata da questo punto di vista. Coach Chinè che sfodera una camicia del Palermo, era di Miccoli quella camicia. Attacca la formazione blu. C'è polemica, ragazzi, c'è polemica. Bomba di Rocco fa male a tre punti, non va. Svetta Giovanni Ruvolo, Federica Ferrara al rimbalzo. Rocco a rimorchio, non va. Ruvolo con una mano realizza primi due punti per l'allenatore capo classifica della Serie C Gold, Aiden Fadalla. Aggiungerei clamorosamente. 6 minuti e 37 da giocare, l'avvocato non va. Mario Festa per Beatino. In posto Giovanni Ruvolo, c'è uno schiaffetto correttivo di Olga Marino. Tiro a tre punti di Federica, non va. Olga recupera anche questa. Passaggio per Roberta. Salutiamo Alessandro Mittica da Bologna. Grandissima l'esperienza con gli Scorpion per coach Nuccio. Un grande abbraccio Ale, so che volevi essere qui. E si riparte, 6 minuti a giocare. Ci prova Roberta, non va. A rimbalzo c'è Mario Festa. Doppio cambio, artiglieria pesante per i rossi. Entro Andrea Pellicanò e Daniele Sacca. Vediamo chi uscirà. Esce Olga Marino e Antonio Vaiano. Salutiamo anche coach Santo Surace, un grande abbraccio a Santo, con la speranza di poterci vedere prestissimo. Attaccano i blu. Mario Festa per Rocco, ancora per Federica Ferrara. Fischio e ancora cambio, è pronto a entrare in campo Ciccio Laface, che si sta allenando con 16 formazioni diverse in questa pre-season
non so ancora dove, dove giocherà. Kayumi lo vuole alla Magic. C'è la tripla di Rugolo che non va. Sì, c'è Kayumi che fondamentalmente sta provando a ingaggiare qualsiasi cosa cammini o respiri in giro per l'Italia. Attaccano i rossi, Roberta Vozza per Daniele Sacca, il figlio di Nicola, passaggio per l'avvocato, non va. Beatino non riesce a tenerla in campo. Sarà rimessa offensiva per i rossi. Nel frattempo fischi nei confronti della guida tecnica di coach Kine. Attaccano i rossi, la recupera Rocco, fa male esperienza contro Sacca. Fino in fondo, sfiora il gioco da tre punti Rocco. Fallo cruento di Daniele Sacca, saranno tiri liberi per Rocco. 4:52 da giocare. Vi ricordo, in caso di vittoria della squadra blu, la prossima sfida sarà praticamente decisiva. Il Lunetta Rocco realizza il primo, 22 pari, fa 2-2 Rocco, delicatissimo il suo free throws, è pronto. Chi ne sta dando consigli? Mauro Comi. Ribaltamento per Andrea, adesso il tiro non va. Consuma caffè Mauro, solo caffè Mauro. Ha detto a Mauro Comi, consuma caffè Mauro, era un consiglio spassionato. Nel frattempo c'è un chiarimento dall'arbitro Lorenzo Zappia e Demo Kayumi. Il Lunetta, Andrea Pellicano segna il primo, parità. ...24-23... 3 minuti e 51 da giocare. Rocco, finta dopo finta, passaggio a Roberto Zumbo, ora per Mario Festa. Qui c'è la faccia di ribattamento del Federica Ferrari, la tiene in campo, riflette, prova ad andare dentro in mezzo all'area, scarico per Mario Festa, finta la tripla, passi, passi abbastanza discutibili e fischi nei confronti dell'operato dell'arbitro. Attacca Mauro Comi. Sacca per Roberta Vozza, ancora Daniele Sacca, Comi, ancora per Pellicano, fa saltare l'avversario. 3 minuti e 8 secondi da giocare. Andrea va dentro, scarico per Daniele, ribattamento per Roberta, da due punti, non va, a rimbalzo svetta, Ciccio la face per Mario Festa, volte Pau, ora per Rocco Famà, provano a suonare la carica in blu, Federica Ferrara, ancora per Rocco, ancora per Ciccio la face. Rocco prova a mettere ordine ai suoi. Imbattamento per Roberto Zumbo, ancora Federica. Mario Festa riflette, cerca lo spazio Mario, finta doppia finta. Ancora il Ciccio, potrebbe tirare a tre punti, eccolo. Realizza! Ciccio la face, sorpasso blu. 24-26, 2 minuti e 31 a giocare. Andrea Pellicano per Daniele Sacca, imbattamento per Mauro Comi. Andrea, finta dopo finta, prova la tripla Andrea. Oh, al tabellone! Super canestro di Andrea Pellicano, che sta regalando realmente canestri di pregevole fattura. 27-26. Secondo me domani il telefono di Andrea squillerà da parte di tantissime squadre dei campioni regionali. Attacca la Magic e nazionali, perché no, attacca Roberto. Per Ciccio da tre punti non va. Mario Festa rimbalzo, realizza Mario. Controsorpasso per la Yucati, come sapete. Attacca Mauro Comi. Per Sacca. Ancora per Andrea. Ci ha preso gusto sul ferro. A rimbalzo c'è Mario Festa, 1:30. Mario Festa corre col pallone.
Ora Petriccio la face col, con lo step back, non va a provare quello, il suo rimbalzo non ci riesce. 1 minuto e 15. 27-28. Mauro Comi in palleggio per Sandro Guarnaccia. Sandro fino in fondo, segna e subisce il fallo Sandro Guarnaccia. Contro sorpasso per i rossi, 29-28, quando siamo giunti all'ultimo giro di lancette di questa seconda sfida. Nel frattempo ricordo a Demo Kayumi che sono ancora aperti i corsi per diventare arbitro, sarebbe un sogno vedere un Kayumi arbitro, sarebbe il sogno di tutti noi. Realizza l'avvocato Guarnaccia, 30-28, c'è odore di overtime amici sportivi. Attacca Roberto Zumbo, servirebbe una tripla. Rugolo è rientrato per l'occasione, passaggio per Beatino, stoppato fallosamente da Daniele Sacca. Intervento cruento di Daniele Sacca che si prende i fischi, tutto il pubblico e palazzetto di archi. Il lunetta per due libri cruciali, cruciali per Peppe Beatino. Sul ferro il primo. Secondo tiro libero, realizza. A 29, ultimi 38 secondi. Mauro Comi per Sacca. Ora per l'avvocato Guarnaccia. Ancora per Andrea Pellicano. Andrea per Mauro Comi. 22 secondi, ora per Sacca. Tira da tre punti sul ferro. Mauro Comi con l'offensivo, c'è il fallo del suo amico Ciccio Laface. 16 secondi a giocare. Sarà rimessa per i rossi. Pellicano gioca col pallone, fallo sistematico di Roberto Zumbo. Inspiegabile l'inutilizzo di Pasquale Motta da parte della panchina dei blu. 10 secondi da giocare. Fallo di Ciccio la face su Andrea Pellicano. Saranno tiri e poi sono 7 secondi, quindi fondamentalmente a caccia dell'overtime le canotte blu. O eventualmente sfruttando un errore di Andrea Pellicano, qualcosina in più. Nel frattempo Davide Rillotta purtroppo prima di arrivare qui è caduto con la bicicletta elettrica e ha due strappi nei jeans. Speriamo non si sia sbucciato troppo le ginocchia. 31-29. Realizza il primo Davide. Andrea Pellicano fa 2 su 2. 32-29, la Magnetti alla mano, il tandem Chinea Rillotta andrà a disegnare lo schema per la rimessa offensiva e il tentativo da tre punti. Potrebbe rientrare in campo per l'occasione Giovanni Rugolo. È già in campo Giovanni Rugolo. Nel frattempo quei lenzuoli che vedete, nero arancio e bianco amaranto, li ha portati Tommaso Buffon, che vuole battere il record di partite viste in un anno, che è al momento detenuto da Ginetto Agostini, che salutiamo. Sette secondi. Zumbo la face, Famà, Rugolo, Federica Ferrara possono tutti colpire da tre punti. Serve la bomba per impattarla, amici sportivi. Roberto Zumbo va a battere, anche se io avrei preferito vederlo schierato per tirare. Partiti, Rocco fa male lo schema, Rocco finta, prova la tripla in faccia, voleva il fallo, segna Rugolo nel frattempo, servirebbe fallo sistematico, ma finisce così,
Proteste, proteste a gran voce dei blu. 32-31, questo risultato ovviamente così equilibrato potrebbe incidere sull'evolversi della sfida. Oh, chi ne è per vivo, Andiamo in pausa per qualche secondo.